Maurizio Caristia, esponente del PD dell'Alto Mantovano, negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno ai nostri radioascoltatori. Buongiorno, noi gli ascoltatori li invitiamo sempre comunque a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare sms e messaggi Telegram è il 348-31-88-339, per chiamarci 0376-63-1709. Poi ricordiamo che siamo anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio, lo siamo anche su YouTube Temporadio Live e siamo in diretta, questo però H24 anche in DAB, quindi salutiamo anche chi ci ascolta da lontano. Dunque, cominciamo col parlare di che cosa? Oggi parliamo di Castiglione, mi ha detto proprio. Sì, in, parliamo di Castiglione, dei problemi e io partirei anche dall'evento che siamo pronti ad affrontare nei prossimi giorni, che è un evento importante, che è quello della tappa del Giro d'Italia. Sì. Indubbiamente siamo tutti in apprensione, quindi giustamente siamo in attesa di questo grande evento a Castiglione, che porterà Castiglione sulle cronache sportive nazionali e internazionali, anche con delle riprese televisive dei nostri luoghi e dei nostri siti di interesse. Il mondo visiona, perché il Giro d'Italia è uno degli eventi sportivi, esatto, che si segue tutto il mondo. Quindi avremo un palcoscenico che saremo estremamente vasto e che ci guarderanno da tutte le parti. È un grande avvenimento, un grande evento che, grazie a un grande sponsor industriale castiglionese, noi abbiamo la possibilità di poter vedere qua a Castiglione. La tappa è una tappa, lo sapete tutti, ormai viene abbastanza pubblicizzata, una tappa cronometro che si articolerà, partirà da Castiglione, si articolerà tra le bellezze delle nostre colline moreniche per arrivare poi ad Esenzano sul lago di Garda. Dobbiamo affrontare che il paese verrà un po' chiuso da venerdì pomeriggio a tutto sabato, ma credo che ne valga la pena, perché è uno sforzo e un sacrificio che i castiglionesi sono pronti, secondo me, ad affrontare per fare in modo e dare l'accoglienza dovuta a questo evento che è estremamente importante. Ecco, noi su questa vicenda daremo tutta la nostra disponibilità, l'abbiamo data anche in consiglio comunale, no, con i nostri voti favorevoli anche rispetto a tutti gli impegni che il comune si è dovuto assumere rispetto al rifacimento dei manti stradali o ad altre questioni che sono connesse alla buona riuscita dell'evento. Ci auguriamo solo una cosa: come tutti i grandi eventi, non sia poi una cosa che si chiude e finisca lì, passata la giornata, passata tutto. E a questo riguardo, verso fine mese, verso il 30 maggio, vorremmo organizziamo un convegno dal titolo Dopo il Giro, con l'intento sostanzialmente di fare una riflessione rispetto allo stato delle cosiddette ciclabili a Castiglione, perché io credo che l'evento della tappa sia, può essere un grande spot per valorizzare o pubblicizzare la cosiddetta mobilità alternativa delle biciclette e fare in modo che la qualità della vita si migliori nella nostra comunità. Quindi faremo un momento di riflessione per capire lo stato dell'arte dei progetti delle ciclabili a Castiglione. C'è un progetto che avevamo già fatto anni fa nell'amministrazione Novellini, un progetto complessivo delle ciclabili. Abbiamo dovuto prendere atto che questo progetto è stato rispolverato dai cassetti dell'amministrazione, e Castiglione siamo molto indietro da questo punto di vista. Gli unici pezzi di ciclabili che possiamo registriamo sono quelli che fanno i privati nei vari lotti di edificazione che fanno, molte volte dei pezzettini che non hanno né testa né fine, che si concludono e iniziano nei campi senza avere una logica complessiva di riuscire a sviluppare un progetto complessivo di ciclabile per il nostro territorio. Tra l'altro la bicicletta è ormai uno strumento, tra l'altro c'è anche la possibilità della famosa bicicletta assistita, che sta diventando uno strumento di mobilità anche nelle nostre zone, e quindi vanno incentivate tutte le politiche che possono favorire le ciclabili, possono favorire l'uso di questo strumento di mobilità alternativa. Per questo noi crediamo che l'evento della tappa d'Italia, della tappa del Giro d'Italia, debba servire anche per
riflettere e avviare un nuovo percorso, una nuova progettualità rispetto alle ciclabili del nostro comune. Sarà magari da vedere qualcosa sulle biciclette a pedalata assistita. Ci sono le nonne che filano a 50 all'ora delle volte. Sì, quello è legato un po' alla questione del codice della strada, ma non soltanto per le biciclette assistite, ma anche i cosiddetti monopattini, sì, certo, e quant'altro, che bisogna fare in modo che non siano poi pericolosi. Ma appunto a maggior ragione bisogna fare le ciclabili, nel senso dei luoghi dove siano adibite soltanto possono transitare solo quel tipo di mezzi. Esatto, anche perché giustamente lei dice il dopogiro che non si chiuda lì, perché Castiglione è talmente bella e ricca di bellezza che se avesse il lago brucierebbe tutti gli altri comuni praticamente. Sì, ma diciamo ormai ci considera, anche se non abbiamo il lago, ma siamo un'entroterra del lago, talmente vicino al lago che ormai lo stesso turismo classico del lago di Garda ormai tende a venire nelle nostre zone, Castiglione, certo, le colline moreniche, come residenzialità turistica, perché ormai ci considerano parte costitutiva del lago, insomma. Allora, purtroppo avviso un ascoltatore che ha appena mandato un messaggio che è arrivato criptato, quindi se può rimandarlo, ma deve cambiare le parole, cioè se me lo rimanda così evidentemente non riesco a leggerlo, evidentemente. Allora, mantenga il senso ma cambi le parole, perché altrimenti evidentemente. Ecco, però c'è anche una nota, mi diceva, un po' più stonata, del quale vuol parlare, che è completamente scollegata dal Giro d'Italia, che è l'aumento delle tariffe, giusto, dei rifiuti? Sì, sì, cioè adesso noi al di là di questo evento poi noi facciamo i nostri compiti e svolgiamo il nostro ruolo nell'ambito del Consiglio Comunale come forza di opposizione, cercando di portare il nostro contributo alle politiche locali, alle politiche messe in atto dall'amministrazione comunale. Una delle cose che ci terrei un po' a rilevare in questa sede è un aspetto che poi è andato un po' nel dimenticatoio, sembra in modo abbastanza strano, se ne è parlato in modo non sufficiente. Noi qualche settimana fa abbiamo approvato il piano delle cosiddette tariffe dei rifiuti urbani, il piano che sostanzialmente è un piano dove definisce le tariffe che i cittadini castiglionesi dovranno pagare per ripianare i costi del tutto il servizio dello smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani. E quest'anno abbiamo dovuto prendere atto che i costi relativi all'inflazione e quant'altro per quanto riguarda il servizio di rifiuti urbani sono aumentati, e pertanto questo fatto ha portato un'incidenza anche dal lato delle entrate, cioè si sono dovute aumentare le tariffe dei rifiuti. La cosa che non si è pubblicizzata abbastanza è che i castiglionesi per l'anno corrente dovranno affrontare un aumento delle tariffe dei rifiuti di circa quasi il 10% in aumento. Con i tempi che corrono, con l'inflazione, con tutte le problematiche che ci sono, certo non è un incremento così da prendere a cuor leggero. Noi a riguardo abbiamo proposto all'amministrazione delle modalità di aumento diversificate. L'amministrazione ha pensato di aumentare quasi il 10% per tutte le tariffe, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le utenze non domestiche, dimenticandosi che le utenze non domestiche, cioè quelle delle attività commerciali, attività industriali e quant'altro, alla fine pagare la tariffa dei rifiuti non è un costo, quindi loro hanno la possibilità poi di scaricarlo nei costi delle loro attività, mentre per le famiglie la si paga e non ha la possibilità di scaricarlo su nulla. Quindi avevamo chiesto che questo 10% fosse, diciamo, articolato in un modo diverso, incidesse maggiormente sulle attività cosiddette sulle utenze non domestiche rispetto alle utenze domestiche, non fosse così uguale per tutti, perché come diceva Don Milani non c'è niente di più ingiusto di fare le cose uguali su posizioni diseguali. E questa è una verità che bisogna sempre tenerla presente. Noi abbiamo chiesto che fosse una situazione articolata diversamente l'aumento, quindi ci fosse un'incidenza maggiore su attività che potevano scaricare questi costi e magari incidesse su delle famiglie maggiormente sulle famiglie che magari hanno in condizioni economiche migliori rispetto ad altre. Quindi abbiamo chiesto e abbiamo sollecitato un'articolazione diversa degli aumenti che tenesse conto sia delle utenze domestiche e non domestiche, e all'interno delle utenze domestiche delle famiglie meno ambienti rispetto a quelle più ambienti.
La risposta è stata negativa, l'amministrazione ha fatto un aumento uguale per tutti, a nostro avviso abbastanza iniquo e ingiusto, del quasi 10% delle tariffe rifiuti. In questo caso occorreva una maggiore sensibilità e una maggiore accortezza rispetto alle questioni economiche che stanno attraversando le famiglie in questo periodo, che secondo noi occorreva un impegno maggiore da parte dell'amministrazione. E da questo punto di vista abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà e la nostra opposizione, proponendo anche delle modalità diverse di spalmare questo tipo di aumenti. Certo, fermiamoci un attimino con Maurizio Caristi, esponente del PD dell'Alto Mantovano, ci troviamo tra un paio di minuti. Sport. Avviso importante a tutti gli automobilisti. In un mercato libero, scegli liberamente il ristorante, l'albergo, il parrucchiere, il fornaio, anche la religione. Con Maurizio Caristi, capogruppo consigliare del PD, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Lei ha proposto, a voi avete proposto, ha detto prima, un modo per spalmare insomma questi aumenti, però non è stato sì, non eravamo è stato accettato. Qua. Certo, sulle ciclabili le dicono, quello di cui stai parlando sulle ciclabili è importante, bisogna farlo fare, lei come capogruppo di opposizione faccia il suo dovere di sensibilizzare appunto riguardo sì, certo. Le piste ciclabili. Noi su questa questione non solo vogliamo sensibilizzarli nelle sedi istituzionali del Consiglio Comunale, ma entro fine mese organizzeremo un convegno aperto alla cittadinanza in cui porremo questa questione al centro del dibattito, certo, della politica amministrativa di Castiglione. Perché è vero che nei centri storici italiani, dove sappiamo i monumenti, cose storiche, si può fare quel che si può, si fa quel che si può, ma al di fuori i quartieri nuovi, insomma, almeno. Sì, non so, i quartieri nuovi, i quartieri periferici, ma esatto. Poi il problema è avere una concezione complessiva, perché esatto, non si possono fare degli aspizzichi e bocconi dei pezzettini, vanno collegati in un'idea complessiva della ciclabile e della mobilità. Certo. E poi c'è un'altra questione annosa anche lì, che è quella dell'elettrodotto. Obiettivamente basta andare in zona, non so dove c'è il caserma e Carabinieri, cioè senti questo ronzio costante. Beh, sì, questo è impressione, obiettivamente. È un grande problema di Castiglione, sempre relativamente poi. A me piace discutere di Castiglione soprattutto sulle questioni che riguardano la qualità della vita dei castiglionesi e questa è una delle grandi questioni che incidono sulla qualità della vita di Castiglione per quelli che sostanzialmente vivono al di sotto o adiacente a questo grande elettrodotto che da anni, voglio dire che da adesso, da tantissimi anni è insediato a Castiglione. Vorrei ricordare che sotto l'elettrodotto ci sono delle scuole, ci sono interi quartieri, c'è parte sostanzialmente dalla zona Belvedere, va fino alla zona per andare a Medole, attraversando i cinque continenti, attraversando le scuole del Belvedere. Questo elettrodotto è attraversato, questi fili sono attraversati da una potenza di circa 220.000 volt e chi sta sotto sente non solo il ronzio, ma da quello che sappiamo secondo le ultime indagini epidemiologiche che aveva fatto a suo tempo l'ASL, che era anche una delle ragioni per cui le incidenze di leucemia a Castiglione erano molto più alte rispetto ai dati medi della provincia. Quindi è un fattore di grande pericolosità e di grande serietà e problematica per il nostro territorio. Noi al riguardo c'è un comitato da anni che si è costituito, il comitato Interriamo l'elettrodotto, che si sta battagliando con tutto il nostro sostegno sia a livello consigliare ma anche a livello sociale, si sta impegnando a fare in modo a trovare le soluzioni per interrare questi cavi di alta tensione che sono frutto di inquinamento elettromagnetico oltre che di pericolosità. Aggiungo anche un ulteriore elemento che oggi in questo ultimo periodo si è aggiunto alla pericolosità. Castiglione purtroppo è passata, forse anche qui se ne è parlato anche poco, ma forse vale la pena di parlarne, è stata, diciamo, elevato il suo grado di pericolosità dal punto di vista sismico. Noi prima eravamo, c'è una scala da 1 a 4, 1 è diciamo la sismicità più grave, 4 quella minore grave, noi prima avevamo una scala 3, siamo andati a scala 2, quindi siamo considerati un territorio ad alto rischio sismico. Quindi voi volete immaginare con queste torri, con questi grandi cavi, cosa significa una zona come la nostra ad alto rischio sismico. Quindi questo è un elemento aggiuntivo per quanto riguarda la pericolosità di questi impianti. A riguardo il Comune, bisogna dargliene atto, attraverso Terna, che è l'ente che gestisce queste strutture,
hanno predisposto un progetto di massima per quanto riguarda l'interramento di questi cavi, un progetto che ad oggi corrispondeva a un impegno finanziario di circa 4-5 milioni di euro. Il problema è che bisogna trovare finanziamenti per fare questo tipo di intervento. So che sono stati, il comitato ha coinvolto i parlamentari, ha coinvolto i consiglieri regionali, prossimamente è annunciata una visita dell'assessore regionale Sartori per quanto riguarda la presa d'atto dei Viso della situazione, e ci vogliamo augurare che alle parole subentrino i fatti, ci siano i finanziamenti per poter fare questo tipo di intervento. Io credo che questo sia un obiettivo e un progetto prioritario dell'amministrazione comunale, perché non possiamo permetterci che nel nostro territorio ci sia una fonte di inquinamento elettromagnetico talmente grave che è anche fonte di pericolosità per i cittadini castigliesi. Certo, certo. Poi quello che lei ha detto il dato sulle leucemie è qualcosa che, se qualcuno sa che cosa significa, fa caponare la pelle. Noi diciamo, c'era stata un'indagine epidemiologica dell'ASL fatta di molti anni fa, abbiamo chiesto che l'ASL la rinnovasse per verificare i dati alla luce della situazione attuale, e ci hanno risposto che la TS non hanno finanziamenti a riguardo. Questa è una cosa secondo me inaccettabile, perché queste sono questioni estremamente importanti che riguardano la salute dei cittadini che vivono sul territorio. Certamente. Poi lì parlo a qualcuno che si intende anche di conti, anche bisognerebbe anche tener conto che ti conviene spendere 10 adesso piuttosto che spendere 100.000 dopo, perché poi sono malati che costano. Certo. È lungimiranza. Mi spiace ridurre a un discorso economico la cosa, però c'è anche questo discorso. Sì, occorre anche in politica occorre molte volte la lungimiranza più che il consenso immediato. Esatto. Allora, le leggo qualche altro messaggio, poi torniamo a parlare, insomma, poi ci dice quello che vuole ancora di Castiglione. Uno dice: con questa giunta che lavora tanto, il tuo ruolo è molto ridotto, dice un ascoltatore. Sì, insomma, la giunta lavora anche sulla base anche dei nostri stimoli e delle nostre prese di posizione. Il nostro ruolo è un ruolo di opposizione, purtroppo la normativa degli enti locali prevede che l'opposizione abbia una funzione di propositiva e di controllo. Noi facciamo il nostro meglio per cercare di assolvere questi due compiti. Poi indubbiamente chi c'ha il governo gestisce le risorse, gestisce le politiche, insomma. Allora, poi dicono: questa amministrazione farà anche quello di far venire i turisti. Beh, oddio, allora, intercettare i turisti sul Lago di Garda c'è già il tutto esaurito, per esempio. Sì, il problema del turismo è una vecchia storia, un vecchio pallino. Solo posto in piedi. Ma da vecchio. Cioè, indubbiamente va coltivato e va stimolato anche questo fronte a Castiglione. Noi siamo riconosciuti, parliamoci chiaramente, siamo riconosciuti perché siamo un polo industriale, abbiamo attività produttive che dà lavoro a molta gente che viene anche dall'esterno. Poi all'interno di questo abbiamo la fortuna di vivere in un contesto sia storico sia ambientale pregevole, e di questi aspetti evidentemente vanno valorizzati per riuscire anche ad aprire una finestra, un canale che favorisca il turismo. Però per favorire il turismo bisogna fare una delle politiche mirate e chiare. E indubbiamente le politiche mirate e chiare sono: prima di tutto bisogna stimolare e incentivare i posti letto, cioè se non ci sono dove gli alberghi, le strutture recettive e quant'altro, è indubbio il turismo sarà un turismo, se c'è, mordi e fuggi, cioè di passaggio. Bisogna fare in modo che ci sia una rete di ricezione sia delle attività commerciali anche che sia di collegamento con il lago, perché se vuoi essere considerato entroterra del lago devi comunque avere un collegamento buono. Occorre sostanzialmente una politica complessiva, non servono gli spot delle mostre o delle iniziative, occorre una politica complessiva in cui si giochi sul terreno del sfavorire il turismo, fare di Castiglione anche una città turistica. Ma questo significa intervenire su diversi tavoli, dalle strutture alberghiere alle strutture recettive, agli alberghi, ai bar, ai collegamenti. Cioè, quindi non si può pensare di fare politica del turismo con uno spot di un'iniziativa che poi inizia e finisce lì. Questo è il dato che noi critichiamo sostanzialmente su quello che manca a Castiglione.
Allora, dottor Caristi, non capisco come fa a essere il PD, secondo me lei è di centro, va bene? Diciamo che io sono di centro-sinistra, quindi va bene. C'è entrambi le cose. Allora, scusa Maurizio, ti sto ascoltando, parli veramente bene, però non come PD, ma come, aspetta, è come un politico di Fratelli d'Italia, vabbè. Dai, no, adesso non esageriamo. Allora, lei è bravissimo, all'opposizione sprecato dovrebbe entrare e fare l'assessore addirittura. Poi L'ho già fatto nel passato. Mi dispiace che non sia riuscito a far niente sulla costruzione con uscita dei garage sulla ciclabile, assurda. Ah sì, quella è una stella ancora aperta, non è ancora chiusa perché siamo ancora in un cantiere aperto, perché se avete visto ci sono anche delle passatoie sul canale ancora provvisorie. So che la sovrintendenza deve dargli ancora il parere, quello lo spiego, non voglio più ritornare su quella questione perché è stata un'oscenità. Ne pagheremo la mia paura, io lo dico già adesso ma spero di essere smentito. Se voi vedete in quell'immobile lì al lato ci sono dei pezzi di aree verdi, la mia paura è che il comune andrà a spendere dei soldi per creare dei parcheggi per quell'insediamento urbanistico. Tra l'altro andremo a creare i parcheggi con soldi ai cittadini castigliolesi per soddisfare le esigenze di una urbanizzazione privata. Questo è il dato vero. Allora, lei non vuole, si può leggere il cognome, il dottor, ok, va bene, lei non vuole il dottor Perdomini, che è una bravissima persona, è presidente bravissimo per la casa di riposo. No, cioè, dobbiamo essere chiari, io su Perdomini l'ho anche detto, ho pubblicato, quindi non dico nulla di nuovo. Io sulla persona non ho nulla da dire, anzi è un amico peraltro, quindi non ho nulla da dire rispetto a quello che ha fatto o non ha fatto. L'unica cosa, la nostra critica è stata che il sindaco deve seguire delle procedure democratiche per eleggerlo e delle procedure corrette. Ad oggi per quanto riguarda la riconferma di Perdomini, non ha seguito le procedure corrette, ha fatto un ennesimo pasticcio per quanto riguarda col rischio di far saltare la nomina di Perdomini, che non se lo merita, ma non è colpa nostra, semmai è colpa del pasticcione del sindaco per quanto riguarda la questione della nomina di Perdomini alla casa di riposo. Su questo sono estremamente inflessibile e chiarissimo. Se c'è un rischio per Perdomini è la pasticcioneria del nostro sindaco per quanto riguarda la procedura seguita per la sua nomina. Allora, anche Fontana inizio via verde, costruzioni sulla strada, lei come minoranza non fa niente, chiede un ascoltatore. No, noi come minoranza l'abbiamo denunciata sulla stampa, l'abbiamo portata in consiglio comunale, tra l'altro lì c'è stato era una villetta monofamiliare, sono diventati 7 appartamenti, tra l'altro con un accesso sulla strada per andare a Solferino che prima non c'era, con una pericolosità notevole per quanto riguarda quella rotonda. Noi abbiamo denunciato la cosa, l'abbiamo fatto interpellanze, l'abbiamo portato sui giornali. Certo, l'amministrazione comunale l'ha consentito, ha accettato quella licenza a costruire, ha accettato che si facesse da una villetta monofamiliare 7 appartamenti creando un piccolo mostro, con tutti i problemi che ci sono connessi rispetto ai parcheggi esterni e quant'altro. Noi, per quanto ci riguarda, se dovessimo gestire il comune, le nostre regole urbanistiche non permetterebbero questi scempi sul nostro territorio. Allora, parli di marciapiedi, via Gnutti, dell'incuria, ma vada a vedere come sono i ragazzi e la pensilina, è una vergogna, dice Gianni. Sì, questa sulle pensiline, se vedete stamattina c'è un articolo sulla Gazzetta, noi ce ne siamo fatto carico, le pensiline diciamo delle fermate degli autobus. Ci siamo fatti carico, abbiamo portato in consiglio comunale la necessità di andare a fare una revisione di tutte le pensiline che sono presenti per le fermate delle autobus che sono in una condizione disastrata e quindi andrebbero tutte quante messe a posto, ma addirittura abbiamo chiesto che ne vengano fatte alcune nuove che sono inesistenti in due zone del paese in cui sono usufruite le fermate da parecchi utenti, tipo come quella di fronte al Tosano che c'è una fermata di APAM ma non esiste nessun tipo di pensilina, così come l'altra fermata di APAM è lì nella zona della ditta della Barilla, dove è molto utilizzata dagli utenti di autobus ma non esiste nessun tipo di pensilina. Abbiamo chiesto al comune di sollecitarsi con APAM per fare in modo che vengano fatte le nuove pensiline e vengano messe a posto e riviste quelle attualmente che sono esistenti sul nostro territorio.
Poi, scusi, io sono del PC, lei non è rigido come il suo ruolo richiede, non la voterei addirittura, dice che è troppo morbido. Ma troppo è, moderato, ma insomma moderato non è questione di morbidezza o di durezza, moderato nel senso di moderazione, non politico. Ho cercato di caratterizzarmi sulla base delle questioni e dei temi, non tanto su questioni ideologiche, e sulla base di questo misuro poi la durezza, la rigidità di una posizione. Quindi non ci sono più dei dogmi o comunque un'ideologia a cui uno si professa. Ho cercato di dare il mio contributo politico in tutti questi anni a Castiglione, cercando di, sbagliando molte volte, rivedendomi, altre volte invece azzeccandoli, però sulla base sempre partendo dalle questioni concrete che interessano i cittadini. Certo. Le chiedo del mercato, vediamo, perché purtroppo ho finito il tempo. Se lei non fosse il PD la voterei, vabbè, insomma, l'industria secondo lei stanno valorizzando Castiglione? Parliamo dei grattacieli che rovinano la vista a Castiglione, o è più bello? Lei cosa ne pensa anche dell'ospedale? Io sono per l'ipotesi degli ospedali pubblici. Questa è un po' la mia visione, ma però prendo atto che ci sono molte realtà ospedalieri private gestite molto bene. Tra l'altro io non ho nulla da dire per quanto riguarda qui a Castiglione. E anzi, se fosse, non ci fosse stato il privato, probabilmente avremmo avuto l'ospedale chiuso. Quindi a suo tempo era stata fatta anche una scelta oculata, votata da tutti i partiti. Io sono del parere che comunque, se le risorse pubbliche, devono privilegiare comunque le strutture pubbliche e non le strutture private. Questo è un po' il mio punto di vista. Certo, grazie a Maurizio Caristia, capogruppo consigliere del PD. Grazie a voi, grazie. E grazie ai nostri radioascoltatori. Grazie. Buona giornata a tutti voi.